trovo il libro. Siamo scusa tanto, in passato sono fatto che tu non fossi una prima punta vera e propria, però paradossalmente in questo periodo sembra che quando giochi da solo lì davanti sei un altro calciatore rispetto a quando hai un compagno a fianco. L'abbiamo notato contro la Salernitana, quando poi entrò Gomez, cominciassi un po' a girare a largo, e quest'oggi quando è entrato Ripa, che ha cominciato a fare un lavoro diverso rispetto a quello che facevi nel primo tempo. Vabbè, diciamo che i compiti sono diversi, faccio la prima punta, devo pensare meno a rientrare, meno a centrocampisti loro. Giocando la seconda punta devo più difendere. Oggi il secondo tempo infatti è molto più basso rispetto al primo tempo. Però io ho sempre fatto la seconda punta e quindi come mette il mister, vabbè, cambia poco, cioè. Normale, la prima punta posso fare più gol. Altre domande? Sulla rete ovviamente che hai messo, che hai segnato nel primo tempo, un bel duello con Scognamiglio, sei riuscito a tenere di fisico e... Mi sembra che lui ha sbagliato il passaggio in giro di testa, mi sembra. Io mi sono trovato la palla davanti e poi... Il pallonetto. Sì. Rammarico per questa sconfitta? Sicuramente, perché secondo, dal mio parere, è stata una partita dominata. Avevamo chiuso il primo tempo su 2-3-0 tranquillamente. Poi il calcio è questo, tra traverse e due tiri abbiamo perso. Cerchiamo di riprenderci il meno possibile. C'è un'ultima domanda? Grazie. Grazie.